Adesso invece vi mostreremo delle immagini, io avverto perché sono un po' forti, però questo serve anche a spiegare il progresso nella scienza della medicina, perché che cosa succede quando a fare un'operazione chirurgica è un robot comandato da un uomo? Bene, questo è progresso e parla italiano. Stefano Salimbeni. Professor Pier Cristoforo Giulianotti, come definirebbe la chirurgia robotica? È molto difficile da spiegare, è un concetto molto interessante, direi è una rivoluzione culturale, perché il chirurgo non è più a contatto direttamente con il paziente, ma lavora a una console informatica. Mi fa qualche esempio pratico dei vantaggi di usare il robot piuttosto che bisturi, forbici e strumenti classici? Il primo esempio, una resezione del fegato per una patologia tumorale. La classica chirurgia prevede una enorme incisione sottocostale. Si può fare lo stesso intervento con la tecnica robotizzata evitando incisioni. Un altro esempio molto interessante è quello della tiroide. Con il robot si riesce in modo straordinario ad asportare la tiroide senza fare incisione nel collo, passando attraverso piccoli fori nel braccio. Terzo esempio, il polmone. Con il robot si riesce a entrare nel torace con piccoli fori attraverso gli spazi intercostali, quindi senza spaccare le coste. Come cambia il rapporto tra medico e paziente con questo elemento di tecnologia? Questo è un argomento molto interessante. In media il paziente americano è più abituato all'equazione alta tecnologia, migliore qualità. Il paziente italiano medio più facilmente fa la domanda: ma dottore, è lei che fa l'intervento, non è il robot. La mano del chirurgo continua a essere, e non solo la mano, diciamo il cervello è il fattore più importante. La macchina migliora le prestazioni e dà delle possibilità che comunque non ci sarebbero. Chiunque può sedersi al volante di una Formula 1 e può farla partire magari. Ma non tutti riescono a vincere i gran premi, ecco, ci vuole la macchina e ci vuole Schumacher. La macchina non è soltanto un telemanipolatore, ma dà anche la possibilità di elaborare con il computer le immagini in ingresso. E quindi questo tendenzialmente ci darà delle capacità sovrumane di visione e di diagnosi. Quando mi sono accostato a questa filosofia c'erano ancora dei prototipi. Uno degli ingegneri che è a capo di questo progetto è un ingegnere De Rosa, un ingegnere di origini italiane. Ecco perché il progetto poi fu intitolato all'italiano per eccellenza. Il fatto che l'Italia abbia questo primato nella chirurgia robotica, devo dire, mi rende pieno di orgoglio. Credo che le menti italiane, i medici italiani, gli scienziati italiani non siano secondi a nessuno. Veramente incredibili le immagini che abbiamo visto.